L'hotel Lua. Allora, altro mostroide di pietra da dover uccidere? Qua si può entrare, dite? Non lo so. Allora, si può andare sia di qua che di qua. Quello è verde, questo è rosso. Quello a destra ci riporta da questa parte. Di qua per voi, per me è di qua. Mentre quello verde ci riporta per voi di qua, per me è di qua. Ok, credo che andrò a questo qua a sinistra, perché mi sembrava che il sentiero fosse più lungo. Poi magari in realtà non cambia nulla, Io sono di legno, resisto alla tua potenza voodoo. Forza. Peccato in pieno. E adesso iniziano ad avere molta più vita. Aia, che male. Mi ha dato uno schiaffo. Bastardo. Ma che ti meno io, Peccalo. Ho 4 tacche di vita io. Ecco fatto. Potremmo andare ad uccidere anche l'altro? Volendo, sì. A sto punto lo faccio la prossima volta. Tan tan taradandao. I giardini Mokihana. I giardini Mocazzino. Eccoci qua. E stavolta ci sono delle monete. Sto zoom incredibile. Aspetta. Ecco qua. Avrei potuto ucciderlo anche con una culata, effettivamente. Non ci ho pensato. Beccatelo. Ecco qua. I livelli così in simil 2D a me non dispiacciono, perché alla fine non sono un disegno piatto, ma sono comunque 3D. L'unico problema è sempre la profondità in questi tipi di livelli. A volte non capisci mai quanto un salto sia grande. Questi geroglifici di Lilo e Stitch. Iniziate a piovere. Oh no. Aspetta. Ecco, lo sapevo che si sarebbe spaccato. Boh, sto coso uscito direttamente dall'inferno. Quello me lo ricordo. Quel coso lì me lo ricordo, perché sputa palle di lava. Dobbiamo provare il come si chiama? L'abilità col triangolo. Ecco fatto. Dai. Ecco, lo sapevo. Riprendiamoci la cura e proseguiamo. Andiamo avanti. Ecco qua. Prendiamo anche un barile, che non si sa mai. Grazie. Per fortuna che non ti esplodo nell'inventario. Ecco qua. Oh, volevo colpirlo con una culata, ma non abbiamo fatto in tempo. Allora, dite che si accumulano. Io dico di no. No, invece si accumulano, e come? Ok, allora andiamo ed utilizziamolo almeno su un nemico. Ok, volevo vedere se c'era qualcosa qua sotto, ma in realtà c'era solo il baratro della morte. Bing. Qua non c'è nulla. Sai cosa? Beccati la potenza del mio cucchiaio! Ecco cosa faceva! Evocava il ciccione. Oddio, body shaming. Non si fa, non si dice, cattivo. Evoca il signore bruciato dal sole col gelato in mano. Però dovete andare a un tempismo decente, sennò non riesco a salire l'uno sull'altro. Che cacchio. Ecco qua. Ecco fatto. Andavano a due tempi diversi, non riuscivo più a salirci. Aia, che male. Non mi puoi spawnare davanti al nemico che mi spara una palla di fuoco in faccia. E che cavolo. Si scende da qua, ok. Muori.
La cosa buona è che nonostante il tipo di gioco, aia, ma come ha fatto a colpirmi? Comunque non ci sono pezzi troppo difficili che tu non riesci a trovare l'entrata o l'uscita, o comunque che sono incastrati. Cioè, allora, ci sono giochi della Disney, esempio Ercole, che c'hanno dei punti nascosti che comunque o li conosci o sei abbastanza, passatemi il termine, curioso da scoprirli. Qua invece il gioco bene o male è tutto alla tua portata. È un gioco molto più semplice. Diciamo che appunto, come vi dicevo, è un Crash Bandicoot della Disney. È un Crash Bandicoot che stavo per dire una cosa, ma quello che stavo per dire effettivamente si è appena andato a morire. Stavo per dire che è un Crash Bandicoot che comunque ti permette di trovare tutti gli oggetti, non ti preclude la possibilità di trovarle le cose. E invece ho appena mancato sia un disco che 5 monete. Dove sono? Eccole dove sono. Erano qua dove c'era, dove c'erano i nostri geroglifici. C'era una scala che non avevo visto. Perfetto. Ora mi sento meglio con me stesso, credetemi. Perché va bene perdere 5 monete in uno di quei livelli che devi farlo veloce, tipo quello della volta scorsa con Stitch, che doveva scappare dall'alieno cattivo. Lì può essere errore tuo che nella fretta dici cacchio l'ho mancato uno, e vabbè. Ma finché hai la possibilità di trovarli tutti, e mi scoccia anche a me come giocatore non riuscirle a trovare tutte. E finalmente i giardini sono stati completati.